Ragazze, benvenute in un nuovissimo video vlog, ma chissà, è un video diverso dal solito, sempre un vlog è, ma deciso totalmente da voi followers su Instagram, quindi sono contentissima, mi sono divertita tantissimo. Questa è una, diciamo, è un intro che faccio a fine giornata, quindi vedrete, ne vedrete delle belle, vedrete tutto quello che mi avete fatto fare. Non fate caso al timer perché c'è il pollo nel forno, ma dettagli! Iscrivetevi al canale, lasciate un like se questo video vi è piaciuto e se ne volete vedere poi altri, magari più avanti. E niente, vi mando un bacione e buona visione. Ciao! Ecco qua il primo sondaggio. Ho scritto questo. Vediamo un po' cosa mi rispondete. Via. Ragazzi, ho messo gli occhiali da sole che così almeno non si vede che sono struccata perché ho due occhi veramente assonnatissimi e sto portando fuori Nala e tra poco guarderò le vostre votazioni. Se avete scelto di fare una sorpresa e prendere la brioche a Riccardo, solo a Riccardo perché sapete che io ho zuccheri zero, oppure no, quindi adesso controlleremo le stories di Instagram. Anche Nala aspetta di sapere l'esito delle stories. Allora, il 71% dice di sì, quindi sto per andare a prendere la brioche a Riccardo. Andiamo. Ciao. Buono. Come? Cane, non metti una briochina in un sacchettino? Da buttare via, grazie, sì. Allora, cosa c'è? Albicocca? Questa qua al cioccolato va bene? Sì. Nala. Lei fa festa tu. Non devi portare. Ciao. E grazie. A te. Ciao. Ciao ciao. Operazione compiuta. Nala, vieni. Qui abbiamo la briochina al cioccolato. Nala, ogni volta che vede il suo sacchetto mi salta addosso perché la vuole lei. E niente, ora ci spicciamo a camminare e andiamo a casa. Allora, tesorine, questa è la nuova stories che ho fatto. Oggi mi trucco, resto struccata tutto il giorno. E c'è la scelta senza trucco o truccata. Triste o felice? Quindi via alle votazioni. E nel frattempo io preparo la colazione. Buongiorno amorino. Buongiorno. Io vi voglio bene, ragazzi. Eh sì, gliel'ho detto, l'idea è mia, ma le tesorine ci hanno messo la loro scelta in mezzo, quindi sempre così. Sempre così. E io soffro, no, io mi sono fatta le fette integrali con la marmellata, questa qua, rigoni di Asiago, fragole e fragoline di bosco che era da finire, e poi il cappuccino, ho fatto anche la schiumetta stamattina. E scontrino dell'ultimo sondaggio, vuoi che mi trucco o resto struccata? E ha vinto struccata, mannaggia voi, io odio essere struccata, però vabbè, mi sforzerò e niente, oggi sto in nature. E adesso sto per mettere un altro sondaggio su chi dovrà lavare i piatti. E quindi ora faccio, guardate che casino che c'è, io faccio, devi spostare anche un po', aspetta, faccio boomerang anche questo, vabbè. E ora scriverò chi dovrà lavare i piatti, Ricky o Roby. Ora lo faccio e poi ve lo mostro. Post fatto, chi deve lavare i piatti sporchi di ieri sera, Ricky o Roby? Ovviamente Ricky, dai, Roby, Roby. Votate, votate. Guardate, c'è Nala, fa finta di niente, ma come ho preso la telecamera lei ha preso e si è andata a sedere là sopra sul divano ed era lì che guardava fissa nella macchina.
Cioè, è asso. Oh, che brava cagnolina, sì, quando accendiamo sì, la videocamera. Che santa. Vabbè, va. Lavaggio piatti. Vai, amore. Oh. Ops, scusate. 70% Ricky, 30 Roby. No! Te tocca! No, te disastro! Tocca, te tocca! Grazie ragazze, grazie. Me la pagherete! Mm-hmm. Tutti! Ehi, staff! C'è anche la scritta staff sulla schiena, notare. Allora, come siamo messi con il lavoro? Ti serve lo straccetto. E qui? Io sto bevendo questo frullato qua. Frullato, sì. È un succo di frutta. Ve l'ho fatto vedere nel video spesa. È 100% frutta e verdura. Non c'è, vedete, c'è scritto proprio solo zuccheri da frutta e verdura, 100% frutta e verdura, senza conservanti e coloranti, insomma è una bomba. Ne ho presi diversi gusti, devo ammettere che quello pera, finocchio e zenzero non mi piace assolutamente, però piace tantissimo a Fede, quindi per fortuna non andrà sprecato, poi anche magari a Ricky piace. Questo invece è molto buono, l'ho aperto adesso. E questo qui ha, aspettate che vi dico cosa c'è dentro, c'è zucca, carota, mezzo mango, una maracuja e mezza, un goccio di limone e 4 mele e 75 acini d'uva. Devo dire che è molto molto carino e anche molto buono. Altra stories in arrivo. Allora, oggi capelli raccolti o sciolti. E voilà, siamo pronti? Via! Con il 59% dei voti devo raccogliere i capelli. Quindi ho qua il mio elastico di fiducia, io ne metto sempre due perché tiene poco e ora mi faccio la coda. Allora, altro sondaggio sto per farlo e vi chiederò con cosa devo pranzare, se un'insalata con mais, tonno e semi di chia oppure pasta integrale col pomodoro. Quindi adesso assemblo tutto e faccio una stories per voi. Con il 56% vince l'insalatina, quindi io adesso mi vado a preparare l'insalatina con semi di chia, tonno e mais. La disperazione. Adesso c'è uno spareggio di 50-50 tra pasta e insalata, io ho una voglia matta di pasta. vi ho messo ovviamente il post in cui io mi stavo mangiando l'insalatina che è finita. E quindi, avendo visto lo spareggio, mi sto consolando con un pacchettino di cracker misura integrale. Cucù! Fai la nanna? O fai la nonna? Oggi le tesorine stanno decidendo tutto loro. Mamma mia! Quanti baci! E poi volevo farvi vedere, mentre Nala vi saluta, io vi faccio vedere, intanto mi apro la stories, vi faccio vedere l'ultima stories che ho messo, l'ultimo sondaggino, che è questo qua. Guardate che carino sto effetto, mi è piaciuto molto. Comunque adesso mette a fuoco,
Oggi devo uscire o rimanere a casa? Prima la ragazza che corre era sopra, non so cosa sia successo, perché vanno sotto. Comunque ho messo questa, quindi per ora la maggioranza è stai a casa. Vediamo cosa deciderete, l'ho appena messo. E sinceramente io spero decidiate di farmi uscire, perché volevo vedere una collezione. Cioè, in realtà volevo mettervi poi la scelta su dove andare, o adesso vediamo. Comunque mi piacerebbe fare un giro alla Lidl, perché c'è tutta la collezione unicorno, e volevo vedere se c'era il copriletto, visto che una mia amica mi ha segnalato che ci sono un sacco di cose stile unicorno. E oppure dai cinesi, perché dovrei prendere delle cornicette da mettere sopra il letto, volevo fare una specie di composizione, però vediamo cosa deciderete voi. Spero diciate che devo uscire, così avrò modo di vedere queste cosine, se no andrò un altro giorno. E niente, quindi attendiamo. Eccomi qui pronta, mi sono vestita, ho messo i jeans e questa magliettina, tanto metterò anche la giacchina perché il sole purtroppo è andato via e quindi non vorrei che piovesse e voglio evitare un'influenza. Vi faccio vedere la votazione dell'ultimo sondaggio, aspettate che la blocco, è 70% esci e 30% stai a casa. Quindi io mi sto per preparare, anzi sono praticamente pronta, devo solo più mettere le scarpe, la giacchina e uscire. Sto sperando in tutte le salse che io la porti con me. No, e giù! Ah, io sono già pronta. E sto aspettando la vostra. Allè, comincia. Guardatela, ecco che gira su se stessa. Allora, ho messo un'ultima, non è l'ultima, una stories dove dico: dove andiamo? Alla Lidl alla ricerca di unicorni o dei cinesi a comprare le cornici? Voi ovviamente Nala! Voi ovviamente non capirete perché non vi ho spiegato il discorso unicorni e cornici, però avete comunque votato, state finendo di votare perché l'ho messo da pochissimo, quindi io nel frattempo inizio ad uscire, anche se con questa faccia struccata veramente farò fatica, non c'è neanche il sole da potermi mettere gli occhiali da sole. E Nala, dipende da loro se vieni con me o no, perché se dai cinesi la posso portare alla Lidl, ovviamente non può entrare, quindi povera. La faccia dispiaciuta di Nala. Vabbè, ma quando torno ti porto. Va bene. Ti prego, mamma. Ti prego. Aia. Ti prego, mamma, ti prego. Ti prego. Portami con te. Non dipende da me. Se scelgono Lidl non ti posso portare. Ma non dipende da me. Ai, ai, ai. Ovviamente appena torno la porto giù, tanto l'ho portata già prima. E quando torno le faccio fare anche un giretto a lei. Ecco, questa è la posizione che volevo farvi vedere l'altro giorno nel vlog, che non ho fatto in tempo. Vi rendete conto? La mia cagnolina spiaggiata. Io ora devo proprio uscire, altrimenti viene troppo tardi. Per il momento è 61% Lidl, 39% cinesi. Quindi direi che vado alla Lidl. Siamo uscite. Io spero non inizi a piovere, perché sarebbe il disagio. Ovviamente per uscire sto filmando col telefono, perché altrimenti alla Lidl do un po' nell'occhio. E sento qualche gocciolina, però a sto giro ho portato l'ombrello, quello da borsa, e in caso mi riparerò. Che dobbiamo fare? Ovviamente decido di uscire e piove. Ma avevate dubbi? Io no. Thank you.
uscita dal negozio di... praticamente è un mercatino dell'usato che ho proprio accanto alla Lidl. E io tutte le volte che passo di qua, non è più forte di me, devo guardare i giochi da tavola. Mi scasso troppo a guardarli, a vedere tutti i modelli che ci sono, tutti i giochi vecchi o anche recenti a poco prezzo. E niente, mi guardano tutti come se fossi matta. Vabbè, chi se ne frega, vado a casa e ci vediamo dopo. Finalmente a casa, ho portato anche fuori Nala, ne ho approfittato che non pioveva più perché secondo me ricomincerà, perché è di nuovo nero. Vi aggiorno perché ho messo una nuova stories su Instagram che devo ancora mettere nella cartellina, perché ho fatto una cartellina dedicata a questo scegli tu per me. Vi faccio vedere la stories anche a voi. Eccola qui. Allora, ho fatto merenda time, scegli per me tra yogurt con avena e bacche di goji o frullato di banana, mirtillo e mela. Questa è la scelta per il momento, ma l'ho appena messo, c'è il 100% frullato di frutta. Aspettiamo 10 minuti e poi merenda, ho una fame. Vi volevo mostrare che cosa ho preso alla Lidl. Allora, intanto ho trovato questi sandalini carinissimi, super morbida la suola, aspettate che magari li inquadro, è morbidissima, e con questa scritta hot stuff con l'ananas, carinissime, e le ho pagate 10 euro mi pare. Queste qua sono numero 30, gliele proverò in caso ho 90 giorni per cambiarle, quindi ottimo. Poi ho preso questa copertina con tutti gli ossicini per Nala, perché lei è fissatissima con le coperte, lei anche d'estate vuole la coperta vicino, non lo so, le piace coprirsi. Quindi, visto che sta usando le nostre, volevo lavare le nostre, pulirle bene, disinfettarle e lasciarne una solo per lei. Quindi l'ho vista a poco, mi pare sui 4 euro, della Zofari. E niente, gli ho preso questa qua con gli ossicini, così è riconoscibile che è la sua, insomma. Poi ho preso due pacchettini di insalata, questa qua che riesco a mangiare, adesso mi trovo molto bene a mangiare questa, la snobbavo parecchio prima, la scartavo proprio perché era dura qua e là su giù, e invece devo dire che digerisco di più questa rispetto alla classica, e vabbè, i misteri del mio stomaco. E qua c'è l'altro sacchetto. E poi ho preso un pensierino per Federico. Oltre ai sandalini, gli ho preso questo puzzle. Sono 200 pezzi. E per bimbi dai 5 anni in poi, lui ha quasi 6 anni. E ho detto, ok, carino, lo facciamo insieme quando torna, insomma. Molto carino, mi è piaciuto molto. Lo faremo sicuramente insieme, se non viene troppo grande potremmo anche inquadrarlo e appenderglielo in cameretta, perché come immagine è molto carina. E niente, poi qua ci sono i sacchettini e questo è quello che ho comprato alla Lidl. Come vi dicevo, ecco qui il post sulla merenda. Ho messo appunto merenda time, scegli per me tra yogurt con avena e bacche di goji o frullato di banana, mirtillo e mela. E voi avete nettamente scelto il frullato di frutta, quindi andiamola a preparare. Troppo soddisfatta di sto frullato, è buonissimo. E ci ho messo, come vi ho scritto sulle stories di Instagram, mela, banana, mirtilli e basta. Mirtilli, mela e banana, sì, basta. E quindi è venuto buonissimo, ne ho assaggiato già un pochino di là in cucina. E adesso metto qualcosa mentre faccio merenda su
Netflix, magari vi metto le due opzioni così scegliete voi anche il film. Stavo guardando un attimino Pomeriggio 5, dove stanno proprio parlando di richieste di aiuto proprio al governo che arriverà, sul discorso polizia postale, sul discorso di punire gli insulti, i commenti veramente cattivi. Io sono d'accordo su questa cosa, assolutamente. Credo che ci farò anche un video su questo discorso, perché c'è tanto da dire. Grazie a Dio non mi colpisce direttamente, però io quando guardo i canali, le ragazze che seguo di più, vedo sotto, quando lascio io un commentino, un qualcosa di carino, vedo sotto dello schifo che non potete capire, anzi forse lo vedete anche voi. E secondo me è giusto che certe cose vadano punite, ma severamente, perché così la gente inizia a mordersi un pochino la lingua, o perlomeno a dire le cose con tatto, perché c'è gente che veramente esce proprio dai gangheri, cioè la testa l'ha persa da qualche parte. Io capisco la frustrazione, capisco i problemi di tutti, però cioè insultare il prossimo così perché ti sta antipatico, perché non hai niente da fare, cioè no, assolutamente no. Credo che certi insulti, i leoni del web, dovrebbero essere proprio puniti severamente, lo penso veramente a questa cosa. Allora, questa è la stories che ho fatto su Netflix. Invece, cosa inizio su Netflix, quale serie? Ho messo New Girl e Good Witch, e avete scelto il 100% New Girl, quindi iniziamo New Girl. Facciamolo partire. Via.